amici miei, è lunedì mattina, sono le 10:16, sono sveglio da più di un'oretta e nulla, oggi faccio questo vlog perché di tra poco vado al CSM in urgenza perché non sto bene ormai da 3 giorni, che sto proprio male male, ma in realtà è già un po', e quindi dato che venerdì ho avuto una brutta crisi e pensieri brutti, eccetera, quindi sarei dovuto andare venerdì, ma non me la sentivo proprio di riuscire, ecco. Ho questa ansia addosso veramente che non riesco a togliere. Ogni tanto sto lì lì per avere un attacco di panico, ma non arriva. Cioè, io questo veramente brutto da dire, ma spero che arrivi in quel momento, perché almeno scarico, cioè almeno perché una volta che c'è un attacco di panico per un po' l'ansia passa. E quindi adesso prendo e vado. Questo è il motivo per il quale continuavo a rimandare Manola. E poi avete visto, non so se l'avete vista la live, ma l'ho privatizzata, ma si vedeva che non stavo bene. Si vedeva che ero molto forzato e non mi piaceva, ecco. E quindi niente, ragazzi, adesso prendo la bici, vado e poi vi aggiorno. A dopo. Eccomi ragazzi, sono ancora qui al CSM. Sono le 12:53. Sono arrivato qui che erano le 11 meno 10 e nulla, sono tornato a casa a mangiare e sono ritornato qui nel frattempo perché mi hanno detto che c'era tanto da aspettare perché quando, cioè, di solito le urgenze, cioè chi viene prima arriva e oggi ce ne sono state parecchie, boh, sarà il tempo, il caldo, non lo so. Forse siamo in tanti a star male per questo, non lo so. Quindi adesso non lo so quanto avrò ancora da aspettare. E vedremo. Io intanto continuo a guardarmi i tutorial creativi su YouTube. Ci vediamo dopo che vi aggiorno. Allora ragazzi, piccolo spazio pubblicità, diciamo, salite dal barettino, scendi che mi cade tutto. Allora, volevo inserire in questo vlog, prima della chiusura, che farò dopo, un pacchetto che mi è arrivato. Adesso io l'ho aperto, per fortuna che la cara GossipTube che mi ha mandato questi regali ha messo il doppio pacco, perché non riusciva a togliere, cioè, l'indirizzo mio sotto e non mandava a dimostrarlo. Quindi questo è un regalino che mi ha fatto GossipTube, che adesso vi farò vedere e vi spiego anche il perché di questi regalini. Allora, quante favolosità! Allora, abbiamo un fondotinta della Kiko. Questi sono prodotti che non usava, eh. Fondotinta che poi è un correttore, questo, sì, è un correttore fondotinta un po' tutto. Poi un altro fondotinta della Revolution. Oddio, questo non capisco. È un correttore della Kiko. Sono tutti prodotti che ha utilizzato, ma cioè l'ha provato, comunque non li usava, mi ha detto. E poi sono tutti fondotinta, anche questa della Bella Oggi Italia. E poi anche quest'altro della Revolution, che direi che è uguale a questo. Secondo me uno dei due era anche nuovo. Vabbè, comunque è indifferente, insomma, già mi sono sporcato. Allora, perché Gossip mi ha inviato queste cosine? Praticamente parlavamo del ritorno di Manole, del fatto che io non trovavo il fondotinta. Purtroppo la live l'ho già fatta e magari adesso vi spiego anche questa cosa. E lei mi ha detto: guarda Andrea, io ho dei fondotinta che non uso, ma ti offendi se ti rimando? Ho detto: no, no, figurati, va bene. Solo che non sono arrivato in tempo, la live l'avevo già fatta. Intanto comunque ringrazio Iola per comunque un pensiero carinissimo, ragazzi. E per quanto riguarda anche Manola, dato che questo vlog non è molto positivo, comunque adesso sentirete anche la chiusura che registrerò tra poco, e ci aggiungo questo pizzico d'allegria, ecco.
anche se comunque Manolo ho deciso di non farla mai più tornare, ho privatizzato tutti i video, ne ho lasciato solo pubblico qualcuno, ho privatizzato anche le CDM sull'altro canale, non c'è più nulla, e ho lasciato qualcosina online nel canale principale, che adesso non si chiama più La Manola VIP, ma si chiama Strane Creazioni by Andrea Rizzo. Una volta già l'avevo trasformato nel canale creativo e adesso ho deciso di fare altrettanto, perché comunque, raga, non mi va più di farla, Manola. A parte che comunque si vedeva in quella live che non stavo molto bene, che non ero molto in forma. E poi non mi va. A parte che è praticamente è segnalata all'algoritmo di YouTube, perché appena metto anche solo la foto copertina, il video va in restrizione in automatico. Ma poi non ho più questa energia e neanche questa voglia di rifarlo. Sicuramente altri personaggi li riporterò, quindi questi fondotinta sicuramente serviranno. Ringrazio tanto Gossip, però vi volevo informare di sta cosa, raga. Addio proprio Manola, io lo so che mi piaceva tanto, ma è un... non lo so, non ne voglio neanche più parlare, sinceramente, non me la sento più, ecco. Poi vabbè, adesso sarà che sono molto negativo per tutta la situazione attuale, però vabbè, spero che accettiate questa cosa, insomma. Ora ragazzi, vi lascio all'ultimo spezzone. Rieccomi amici miei. Allora, io ho il selfie stick ma non lo uso mai. Sto tornando adesso a casa, mi sono spogliato perché si muore dal caldo. Niente, allora, praticamente abbiamo parlato. Vabbè, io da quando comunque mi hanno rubato il monopattino ho iniziato a star male, e quello si sono stato un mese e mezzo in casa. Però, diciamo, quando ho ricevuto l'ultima notizia dall'assistente sociale, lì ho cominciato a star peggio, perché mi sento comunque completamente abbandonato a me stesso. Sono 2 mesi che proprio non vedo nulla. Sto praticamente, come vi viene detto di continuo, ho fatto l'elemosina per mangiare, per il cibo, per questo e quell'altro. E secondo me si sono molto accomodati su questa cosa, ma non è normale che io debba fare veramente l'elemosina online e questi non mi aiutano per questo, cioè, vabbè, comunque. E poi dopo, vabbè, questo è successo il giovedì, venerdì ho cominciato a star peggio e vabbè, comunque, in sostanza io prendo 300 mg di quetiapina la sera a rilascio prolungato, mi ha detto di prenderne 250 la sera e 50 spostarli la mattina. Boh, vediamo, poi non c'era la mia psichiatra, ma quando stai in urgenza vai a chi è di guardia, insomma. E poi mi hanno dato questo Zolpidem 50, no 5 scusate, 5 sì, da prendere la sera per dormire. Se vedo che non è efficace, di prenderne 2, non di più. Oh, scusate raga, ma sto scomodo. Comunque questo vlog durerà pochissimo. Da Billy, smettila. Era solo per aggiornarvi, che comunque se mi vedete un po' così, qualcuno se n'è accorto, me l'ha detto in privato effettivamente. Ecco, me l'ho fatto a giretto siscio. Era questa. Ciao Britti, vieni qua. Amore, quando sente che sto male viene sempre. E vabbè, niente raga, ve lo aggiorno su sta cosa, insomma. E adesso ho acceso il condizionatore perché oggi si muore. Amore mio, dai, che vuoi tu? Vieni qua, dai, ti volevo far vedere, non ti posso portare qui con la forza, che poi dicono che ti maltratto. Comunque adesso mi faccio sicuramente una dormita, ragazzi, quindi questo vlog penso che sia cortissimo, finisce qui. Eccola. Le fa le fusa, ma vabbè, dicevo, se siete arrivati fino a questo punto, hashtag mozzarella, perché sono bianco come una mozzarella. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video e non scordate che vi voglio bene, ma vi ringrazio comunque perché mi sopportate anche con questi brutti sbalzi d'umore. Ciao.